Andavo in prima elementare quando mi sono accorta di non essere uguale a tutti gli altri bambini. I miei compagni scrivevano le prime lettere dell'alfabeto sul loro bel quaderno a righe, mentre io riuscivo a malapena a tenere la penna in mano. È stato lì che ho capito che i gesti che per gli altri erano naturali, per me erano delle sfide immense. La causa si racchiude in tre parole: paralisi cerebrale infantile. Non è una malattia ereditaria, ma un disturbo neurologico che nel mio caso è stato causato da uno scarso apporto di ossigeno durante la nascita, compromettendo la coordinazione di tutti i movimenti del mio corpo in modo irreversibile. I miei movimenti sono rigidi, scoordinati, tremolanti. I medici non nutrivano grandi speranze su di me, anzi, le prime parole che hanno detto a mia mamma sono state: sua figlia non potrà camminare né tantomeno parlare. Come avete capito, la mia vita non è provenienza dal piede giusto. Sin da piccola ho dovuto fare tantissima fisioterapia, logopedia, ricoveri di controllo, provare, riprovare, sperimentare, trovare dei miei metodi per riuscire a fare qualsiasi cosa. Ogni nuovo gesto riuscivo a compiere, anche il più semplice, era una grande vittoria per nulla scontata. Più crescevo però, più mi sentivo inadeguata, sbagliata, diversa. Mi guardavo allo specchio e odiavo ogni centimetro del mio corpo. Mi chiedevo: perché a me? Perché sono così? Se avessi potuto, sarei diventata invisibile in un batter d'occhio. In tutto questo non sono mancati gli sguardi di compassione, i pietismi e frasi che iniziavano con: non puoi, non ce la fai, non sei in grado. Frasi limiti che ad un tratto non erano più sulle miei, ma di coloro che me li mettevano addosso. Come quella volta in cui il preside di un liceo non mi ha ritenuto abbastanza abile per frequentare la sua scuola. Oppure quando all'università mi hanno detto: perché stai studiando tanto? Non puoi fare questo tipo di lavoro. Episodi di questo genere sono capitati più spesso di quanto possiate immaginare. Ma sapete una cosa? Quelle parole mi hanno dato la forza e la determinazione per dire: Silvia, invece tu puoi. Tu puoi diplomarti, tu puoi laurearti, tu puoi fare qualsiasi cosa desideri, se solo ci credi veramente. E così è stato. Avevo all'incirca 22 anni quando ho scoperto di avere una malattia degenerativa agli occhi che con il passare del tempo potrebbe portarmi alla cecità. So cosa state pensando. Non era passata la paralisi cerebrale infantile? È vero, avete ragione, l'ho pensato anch'io. Ed è innegabile che questa malattia abbia aggravato la situazione, limitandomi ancora di più. Arrivata a questo punto, mi sarei potuta convincere che non avrei potuto fare più niente, o peggio ancora, che non valesse la pena continuare a vivere. Ma se nella vita non puoi cambiare una situazione, puoi cambiare il modo in cui decidi di rispondere a quella situazione. Per quanto gli avvenimenti possono condizionarci, infatti, ogni mattina possiamo scegliere con quale atteggiamento vogliamo affrontare la nostra vita.
Possiamo scegliere se fermarci o reagire, se lamentarci o sorridere, se essere vittime o i veri protagonisti degli eventi. Io ho scelto che non mi sarei lasciata condizionare neanche questa volta degli eventi e che avrei fatto di tutto per vivere la vita al massimo delle mie possibilità. Ho deciso così di ribaltare la prospettiva, iniziando a guardare tutto quello che ancora avevo piuttosto che quello che non avevo e a ridere delle mie continue gaffe. L'altro giorno, per esempio, ero in macchina con mio marito e ad un tratto esclamo: «Guarda lì, c'è un animale, sembra una marmotta!» Lui sporge un po' la testa e via in calcio: «La vedi proprio lì sul ciglio della strada?» Lui mi guarda e mi dice: «Amore, quella non è una marmotta, ma un tronco tagliato! Al momento io faccio chiamare la protezione animali!» Io lo guardo e ridendo rispondo: «Beh, in ogni caso erano entrambi marroni!» Nonostante l'1% di vista e le mie difficoltà motorie, ho continuato a perseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Mi sono laureata, mi sono trasferita in un'altra città a 1500 km da casa. Ho conseguito la laurea specialistica in giornalismo. Ho aperto un blog, mi sono sposata e non solo. Quella ragazza timida che anni prima si chiedeva se nel mondo ci fosse un'altra persona come lei, oggi è diventata, attraverso social come Instagram, un esempio positivo per molte persone. Ho iniziato a raccontarmi, ad usare la mia voce per dare voce, al fine di ispirare, sensibilizzare e promuovere il valore dell'inclusione. Grazie. Io scrivo, creo, viaggio. Dentro me c'è un mondo che va oltre i limiti che vedete. E lo stesso vale per tutti voi. Io non sono la mia disabilità, non sono i miei limiti. Sono molto di più. Ho impiegato anni prima di capire che non dovevo vergognarmi della mia diversità, che quell'immagine che vedevo allo specchio non aveva nulla di sbagliato. Perché vedete, tutti quanti siamo diversi ed è proprio questa diversità, la vera ricchezza, il vero valore aggiunto che contraddistingue ciascuno di noi, non il contrario. Sono grata della mia vita e di ogni mia singola conquista. Sono grata di tutto ciò che riesco a fare con il mio corpo. Con queste mani posso scrivere, accarezzare. Con queste braccia posso abbracciare. Con questa bocca posso comunicare. Con queste gambe posso spostarmi. Ma più di ogni altra cosa, sono grata di essere viva. 33 anni fa, infatti, quasi nessuno avrebbe scommesso su di me, ma io ho imparato a credere in me stessa, scegliendo l'amore al posto della rabbia, facendo i miei limiti delle risorse e capendo che se voglio posso fare qualsiasi cosa. Decidere di essere persone resilienti non significa semplicemente saper resistere agli urti della vita,
ma significa sapersi adattare ai cambiamenti. Significa fare dell'ostacolo un trampolino di lancio, della fragilità una risorsa, della debolezza una forza. Ma più di ogni altra cosa significa avere il coraggio di provarci nonostante tutto. Eppure, quante volte davanti a un ostacolo, a una situazione nuova, difficile, pensiamo a frasi come: e se non ci riesco? E se va male? E se fallisco? Alzi la mano che almeno una volta nella vita non si è trovata a farsi questi pensieri. Ecco appunto, la nostra mente è la prima fabbrica di limiti. Ogni qualvolta decidiamo di fare qualcosa di diverso, vogliamo uscire dalla nostra zona di comfort, il nostro cervello va nel panico. Me lo immagino proprio come il suono di una sirena con luce lampeggiante rossa, come a dire: pericolo in vista, attenzione! Un pericolo che il più delle volte neanche esiste. Quando si attiva però questo meccanismo, possiamo scegliere se credere a questi pensieri limitanti, bloccandoci, o andare oltre. Decidere di andare oltre significa essere disposti a scavalcare il muro della paura per fare spazio ad un mondo di infinite possibilità e opportunità. Ma come si fa ad andare oltre la paura, oltre i pensieri limitanti? Come si esce dalla gabbia che noi stessi ci creiamo? Cambiando i nostri pensieri, il nostro mindset. Non possiamo infatti eliminare i pensieri, quelli fanno parte di noi, ma possiamo fare in modo che non siano loro a controllare la nostra esistenza. Dobbiamo quindi imparare a guardare le cose da una nuova prospettiva, a spostare il focus. Spostate il punto di vista, possiamo cambiare il modo in cui vediamo quello che stiamo vivendo e di conseguenza cambiare le nostre azioni affinché possiamo trovare nuove soluzioni. Non è perciò un caso che una stessa situazione possa essere letta da qualcuno negativamente e da qualcun altro positivamente. Chi è consapevole che le cose possono essere guardate da più punti di vista non teme il fallimento o le situazioni difficili, perché vede negli errori e nelle sfide un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Questo perché, anziché pensare in frasi come «sono un fallito», pensa: «ok, non è andata come speravo, anche se ho fatto del mio meglio, ma adesso come posso sfruttare a mio vantaggio quello che mi è successo?» Vedete come si ribalta la prospettiva in base a come decidiamo di rispondere ad una determinata situazione? Se iniziamo ad essere più consapevoli delle nostre capacità, se siamo disposti a metterci in gioco, a prendere atto che quello che consideriamo fallimento non è altro che uno strumento per imparare dai nostri errori, la nostra vita può essere davvero rivoluzionaria. Perché sì, nella vita le cose accadono, spesso sono imprevedibili, difficili, ci mettono a dura prova. Ma noi, in tutto questo, che ruolo stiamo giocando? Non lasciamo che gli eventi decidano per noi, che condizionano la nostra esistenza. Non rimaniamo fermi, impassivi, davanti a ciò che ci succede. Perché gli unici responsabili della nostra vita siamo noi. Solo noi possiamo cambiare.
Solo noi possiamo cambiare le cose. Solo noi possiamo fare il buono e il cattivo tempo della nostra vita. Solo noi possiamo decidere di non essere più vittime degli eventi. Le decisioni plasmano il nostro destino, ma anche quelle che non prendiamo per paura di rimanere fermi. Nessuno può darci la certezza che non sbaglieremo, ma il più grande errore che possiamo fare nella nostra vita è quello di rimanere fermi. Perciò prendete quella decisione che vi fa tanto paura. Fate quel passo, ora, adesso. Solo voi sapete cosa è giusto per voi. Solo voi siete consapevoli di ciò che potete e non potete fare. Voi e nessun altro. Non ponetevi limiti. Non trovate scuse per non vivere la vita che desiderate. Ciascuno di noi ha la possibilità di crearsi la vita che vuole. Perché dentro di noi possediamo tutti gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi situazione. Certo, ci vogliono impegno, perseveranza, determinazione, disciplina, ma possiamo farlo. Possiamo prendere in mano la nostra vita. Arrendersi agli errori, arrendersi agli eventi, fermarsi al primo ostacolo può sembrare la soluzione più semplice, ma non fatelo. Piuttosto, pensate in grande, aprite nuove frontiere, uscite dagli schemi, sperimentate. Perché se è vero che la vita è un dono, decidere di viverla appieno è una scelta individuale. Grazie. Bene, grazie Silvia, ti aiuto ad alzarti, grazie del tuo contributo, grazie a te. Ti accompagno perché penso che l'esempio di chi ha lottato tutta la vita di fronte a quelli che invece sono i nostri problemi, a quel punto veramente ha poco senso, no? Rimanere bloccati nel non fare, no? Quindi Silvia ci ha detto che tutti gli strumenti sono già dentro di noi e quindi c'è qualcosa che traspare, no? Un'anima serena è un'anima che ce l'ha fatta. Quindi non importa quante sventure o quante sfortune uno possa avere, sono solo sfide. Poi dopo io dipende come le affronto, come ne vengo fuori. E quindi io vedo gente che magari è stressata, è demotivata, è... Cioè, confronto a quello che ci ha raccontato Silvia, forse tutti i nostri discorsi vengono un po' a meno. Ecco perché ho voluto chiamare Silvia qui sul palco, perché vi potesse raccontare la sua storia e portare il contributo massimo. Perché quando noi in qualche modo ascoltiamo certe cose, portiamo un'emozione a zero, no? Cioè, siamo noi con la nostra anima in questo momento. E Silvia ci ha fatto pensare. Quindi in realtà non mi occorrerebbe e non dovrebbe occorrere qualcuno che ci porta un esempio, no? Così importante come il suo, come la sua sfida di ogni giorno,
dovrei essere da solo in grado di andare a prendere dentro la mia anima e togliere tutto quello che sono cose futili, cose che non sono la vera felicità, cose che non sono il mio obiettivo, non è la mia passione. Ecco, invece in Silvia sicuramente riconosco grande passione, è una persona solare, cosa che magari se anche una delle 100 sfortune che può aver colpito Silvia fosse capitata a noi, cosa facciamo? Siamo forti e facciamo e usiamo quelle sfortune a nostro favore, oppure ci pieghiamo, diamo la colpa a qualcun altro, diamo la responsabilità allo Stato, diamo la responsabilità al telegiornale, la guerra, quello? No, dentro di noi c'è già tutto, ce l'hanno appena detto. Quindi facciamo un altro applauso a Silvia che è dietro e ci sente.